Ragazzi, welcome back. Come state? Sono Michele, conosciuto anche come Mike of the Desert sul web. E ve lo chiedo perché siamo arrivati a fine corsa. La luna che illumina Astera si staglia anche su Mira, vestita tra l'altro in un bel attire, diciamo, molto dedicato al festeggiamento. Appunto, è qui per il finale di tutorial di Monster Hunter come franchise. Questo è il quinto episodio e si chiama Endgame, proprio perché effettivamente, sì, farò felici molti, spero, con questo. Giocheremo stavolta, si andrà a giocare, ma per i motivi che appunto denotano che cosa è il post-gioco dei Monster Hunter. Questo perché, in un'ultima passeggiata all'interno di questa mappa splendida, voglio descrivervi bene o male quello che avete visto. Quanto avete compreso di quello che è Monster Hunter? Non necessariamente di World, appunto. Il progetto di questi tutorial, ragazzi, per me, era il mettere delle fondamenta, parlare della struttura dell'IP di Capcom, sia per chi si approccia a questo capitolo per la prima volta, sia per chi vuole, magari, giocare i prossimi, saltando anche quello che può essere World. Magari Iceborne sarà la loro partenza, il G-Rank, il Master Rank, citato nuovo nome, no, da parte di Capcom per occidentalizzare il fatto che il G fosse poco comprensibile, che uscirà in autunno. Oppure sta giocando a Monster Hunter Generations Ultimate, che è molto più criptico, ma si basa sulle stesse regole. Questo era il mio progetto, e oggi, qui, andremo a discutere forse della componente più importante di tutte, però anche, in realtà, finalmente, la più semplice. Ossia, ma una volta che ho finito il gioco, una volta che ho finito la trama, chiamiamola così, per quanto poco si possa definire tale in un Monster Hunter che non sia World, che cosa andremo a fare? Che cosa rende longevo questo titolo, questa meravigliosa IP di Capcom? E la chiave, non a caso, è il nostro tabellone. Perché vedete, quello che si fa in Monster Hunter è letteralmente due cose. Completismo e contemporaneamente sfide, le quali entrambe queste cose servono per due obiettivi. Il primo, completare tutto quello che si può avere all'interno del gioco. C'è un tipo di giocatore magari che vuole effettivamente avere la soddisfazione di avere tutte le armi o tutte le armature, semplicemente avere un inventario completo. Questo è un tipo di giocatore che possiamo immaginarci, ok? Stiamo inventandoceli. Il secondo, invece, vuole essere efficiente, avere quello che serve, come queste gemme, per esempio, per avere il miglior set, il miglior mixed, la miglior efficacia in combattimento, essere forte, essere contemporaneamente anche competente. Unendo questi giocatori, avete il classico, come potete essere tranquillamente voi, appassionato di Monster Hunter, il quale troverà all'interno di questi NPC, all'interno di queste cacce, all'interno di questo gioco, la sua strada per studiare, migliorarsi, completare il contenuto e contemporaneamente diventare efficiente in esso. E come lo si fa? Andiamo alla mensa a parlarne, così, per cambiare un po' mood ed estetica. Ed eccoci qui, dinanzi alla cucina e alla handler che ci fissa vestita da palico furri. Allora, noi abbiamo due obiettivi qui. Da una parte, il mio tornare un attimo a parlarvi di queste tab, perché queste sono sezioni che esistono in World per semplificare ciò che un tempo era un pochino troppo complicato da capire. Perché? Perché è scomodo. Le assign erano un tempo le key quest, le quest chiave per avanzare nello sbloccamento, nell'unlock delle altre. Ossia, vedete qua abbiamo le optional, sono a una stella queste tre. Un tempo queste due parti, queste due sezioni sarebbero state unite in quest da una stella, e tra essi ci sarebbe stata Jagras of the Ancient Forest, ok? E facendo questa mischiata tra queste, avremmo sbloccato automaticamente subito e Kestodon Kerfuffle e le opzionali da due, tutte unite sotto il menu quest da due stelle, no? Questo è come funzionava un tempo il gioco, e lo stesso vale per il multiplayer, perché mentre ora ogni quest è unita sotto lo stesso albero, in quanto il gioco online è completamente integrato in Monster Hunter, quindi ogni quest può diventarlo chiamando alleati o invitando amici, un tempo tutte queste missioni sarebbero state obbligatoriamente fatte solo in single player, anche queste tutte single player,
E poi ci sarebbe stata un'area extra, in cui andremo ora, che fondamentalmente un tempo permetteva di affrontare tutte quelle che sono le missioni multiplayer, che avrebbero avuto però vita maggiorata e difficoltà superiore a priori, anche se si giocava da soli, appunto, e contemporaneamente, come anche qui, affrontare challenge arena, quest speciali ed eventi unici, i quali appunto stiamo per discutere, il Gathering Hub. Quindi, se un tempo come in Generations Ultimate, per esempio, che in realtà è più recente di World, ma fa parte della vecchia scuola, qui avremmo dovuto affrontare tutte quest uniche molto molto complesse, soprattutto a causa degli HP dei mostri e persino il G-Rank, che un tempo, e chissà forse in futuro anche qui, sarà solo multiplayer, abbiamo su World invece lo stesso menu, con le stesse quest. Onestamente penso che il G-Rank, ossia il Master Rank occidentalizzato, sarà molto simile a tutto quello che abbiamo già avuto. Sarà sia singolo che multi, vedremo, ma non è roba da tutorial questa. Abbiamo lo stesso menu, con gli stessi appunto tab con missioni completate, e qualche extra, tra cui la Kul'Metaroth Siege, che è una sorta di enorme evento attraverso il quale multipli parti di cacciatori affrontano lo stesso mostro nei propri mondi, alla Dark Souls, se vogliamo giocarla in questo modo, affinché in futuro il combattimento successivo, si combatte più volte, sia più semplice. Vedete il Pursuit Level? Quello aumenta in base a quanti danni fanno ciascun party, affinché infine sia più debole e possa essere sconfitta, così che tutti possano avere il loro premio, no? Mentre, appunto, è proprio attraverso questo cambio di ambiente che posso dirvi cosa si fa esattamente per ottenere sia l'una che l'altra cosa. E sono, spesso e volentieri, escludendo un'unicità, ossia le taglie, le investigation di World, che voglio separare e tenere per ultima proprio perché unica di World, gli eventi. Gli eventi, ragazzi, sono la chiave della longevità di Monster Hunter. Una volta che si è già completato tutto il resto, che sono già centinaia di ore comunque, almeno 100 ore le dovrete investire per completare tutto in ogni Monster Hunter. Queste però sono extra, collaborazioni, DLC, gratuiti, sempre gratuiti, che vengono aggiunte da Capcom all'interno della cartuccia o del disco. Queste hanno due funzioni. La prima è offrire una challenge nuova, ossia sfide particolarmente complesse per il giocatore esperto. La seconda è la sua conseguenza, ossia l'ottenere preziosi equipaggiamenti unici. Questo soddisfa ovviamente il giocatore che vuole completismo e tanti oggetti nuovi, ma contemporaneamente conduce il perfezionista invece della propria capacità e dell'efficienza a ottenere nuovi pezzi per migliorare il proprio setup e quindi rendere le prossime missioni e le prossime challenge più veloci e semplici. Questo però non è tutto, perché la chiave finale del completismo sarebbe qui in questo caso soltanto fare una volta questa quest o 5 volte per ottenere un set completo e addio, no. Il farming, quello che rende ovviamente longeva l'esperienza di completismo da parte di un set finale, di un set misto, di noi cacciatori, sono le cose randomiche. In Monster Hunter World, le gemme. Ne abbiamo parlato nello scorso episodio. Queste sono quelle che permettono di aggiungere abilità ai set, a tutti quelli che sono i singoli pezzi che hanno degli slot, e sono completamente casuali, completamente randomiche, in base ovviamente a pool diverse di gemme specifiche che vengono in qualche modo trasformate in decorazioni. Però bisognerà trovare cosa quindi? Il metodo più efficiente per ottenere queste gemme, esattamente come in Generations Ultimate, bisogna trovare il metodo più efficiente di affrontare l'ottenimento degli amuleti, che in quel caso là sono loro gli oggetti casuali. Ed è fatta, ragazzi, questo è quanto, perché vi faccio un esempio concreto. Calma, è felicissima, hai visto quanto era contenta? In Monster Hunter World hanno aggiunto mostri che si chiamano Arcitemprati. Arctempered, no, in questo caso Xenogiva. Questo è un mostro che ha il bordo arancione. Questo bordo arancione conduce all'ottenimento di materiali extra unici, non sempre necessariamente del mostro, ma possono essere un buono, no? Un oggetto chiave speciale che vi permetterà di ottenere una versione nuova e potenziata della sua vecchia armatura. Quindi non soltanto collaborazioni esterne con aziende particolari o qualcosa che conduce quindi a del flavor o a un divertimento extra, bensì una verticale miglioria di ciò che sono le armature originali. È una cosa che nasce in maniera quasi contraddittoria, perché più sei bravo, più ottieni pezzi forti, più ti impegni,
più vieni premiato. Non è il contrario che talvolta si vede recentemente, non per fare diffamazione del gaming moderno, per carità del cielo, a volte è cruciale distinguere le cose, non confondete, non fate esempi perché potreste confondervi. Però qui non è che se si gioca tanto come in un JRPG, per esempio, si diventa più forti e si vince più facilmente il boss, che è una cosa che io adoro fare. Qui, se si è più competenti, se si è più bravi, se si è più preparati, se ci spacca il culo e si impara e si migliora, si potrà sbloccare, che so, adesso io non ho ancora mai combattuto lo Xenogiva Arcitemprato, per esempio, qualcosa che ho completato, il Teostra Gamma. Il Teostra Gamma è la versione potenziata, quindi arcitemprata, del Teostra. Come potete notare è molto simile, però ad abilità e soprattutto slot sarà molto diversa. Per esempio il Teostra Gamma, ops, l'ho saltato, che scemo, ha queste abilità ma molti più slot. Però state molto attenti, perché io ho definito questi set delle migliorie verticali di quelli presenti, ma sono in realtà componenti costruite per l'endgame. In altre parole, vi ricordate quando vi ho detto che i programmatori erano consapevoli del fatto che il giocatore avanzato utilizza mixed sets? Ok, hanno fatto degli equilibri di gioco specificatamente legati a questo, perché queste armature sono perfette non per essere utilizzate nella loro completezza. Molto spesso, a parte la Draken, che ve l'ho detto, ha rotto tutto, il trucco di questi oggetti è che sono perfetti per essere mischiati con altri. E infatti vedrete molto spesso che pezzi del Teostra o del Valazak Gamma, quelli arcitemprati, vengono utilizzati in miei set e molti altri. Ora, questo è un esempio di ciò che si fa nell'endgame, ossia sconfiggere mostri potentissimi e sfide super difficili. E per super difficili intendo davvero super difficili. Cioè non sono finte challenge. Provate a sconfiggere un Savage Devil Joe o due Savage Devil Joe, ossia Devil Joe molto potenti in G-Rank all'interno di un'arena. Cioè, i premi che si ottengono sono validi, ma molto spesso anche la sfida è tremendamente ripida a livello di curva di difficoltà. Viceversa, negli eventi di questo e degli altri Monster Hunter abbiamo spesso delle quest costruite per farvi ottenere in grande quantità quelle gemme con gli amuleti che servono per farvi migliorare ciò che già avete. In questo caso abbiamo per esempio The Nameslav Azioth, che permette di ottenere tantissime decorazioni, mentre in Monster Hunter Generations Ultimate abbiamo un evento con un'enorme creatura che adoro, il Brachydios, la quale, se sfruttata in maniera abbastanza efficace nei tempi, permette di ottenere una quantità di oggetti in brevissimo tempo enorme per aiutarvi a combattere l'incubo dell'RNG e il Desire Sensor, ossia il fatto che se voi desiderate qualcosa è molto difficile che il gioco vi permetterà di averla. Ma questa non è una meccanica di gioco, non ufficialmente almeno. E se gli eventi, ragazzi, in un Monster Hunter non sono qualcosa di cui dovreste preoccuparvi, che so, di perdere il treno perché magari avete comprato il gioco tardi, in quanto nei precedenti sono sempre stati permanenti, salvati sul gioco in maniera solida senza che vengano cancellati da tempi, limite, eccetera, mentre in World vanno a rotazione, in quanto magari per tenere la community vivace e attiva vengono attivati per, che so, per 2 settimane, poi magari tornano gli stessi dopo un mese insieme a nuovi altri. Anche se comunque sono abbastanza sicuro che questa meccanica, che non mi fa neanche troppo impazzire, verrà cancellata a fine ciclo vitale, attivando, come è sempre successo, tutti gli eventi contemporaneamente per sempre sul gioco, vi sarà potuta forse sorgere una domanda al riguardo. Dopotutto vi ho parlato di sfide veramente complesse, di cose che superano i limiti del gioco base. E quindi, come le si affrontano? Ci sono strumenti nell'endgame che conducono il protagonista a superare il proprio livello di potere? Appunto. Parliamone. Col fabbro. Quindi, ragazzi, quali sono i nostri strumenti? Quali sono le strade che possiamo intraprendere per affrontare queste quest così particolarmente ostiche dell'endgame, spesso perché all'interno hanno mostri innaturalmente forti? Allora, è semplice, credetemi, sono questi due tipi di opzione. Fondamentalmente, il primo esiste fin dall'inizio del gioco ed è quindi disponibile a tutti in qualunque momento: l'upgrade dell'equipaggiamento. Si passa ovviamente dalla base che abbiamo già discusso in passato, ossia gli alberi delle armi che conducono quindi all'endgame stesso, quindi gli strumenti più potenti per fare danno ai mostri, ma contemporaneamente al più lineare e semplice upgrade dell'equipaggiamento di difesa, le armature, il miglioramento. Attenzione che in italiano infatti upgrade è stato tradotto con miglioramento, non a caso. Si può migliorare un'armatura come questo del Moratalos attraverso altri materiali, non quindi pezzi di mostro utili a craftare, ma sfere armatura
tutti li ha potenziare. È molto semplice, ragazzi, sono letteralmente strumenti per ottenere questo effetto. Quindi il nostro il Muratalos, utilizzando questa forma di oggettistica, può raggiungere da 54 uno strabiliante 74 di difesa, che ovviamente moltiplicato nella differenza, no, per ciascun pezzo di equipaggiamento, per quanto avranno valori diversi ognuno di loro, si raggiunge una somma che cambia moltissimo le carte in tavola. Ogni equipaggiamento quindi ha un livello massimo e un costo, vedete, ogni sfera armatura vale un valore, quindi quella base vale 1, quella massima vale 200, quindi una sfera da 200 porta da livello 1 a livello 7, capite? È abbastanza semplice, abbiamo già discusso dell'alchimista, tutto sarà più intuitivo per voi. E si può quindi raggiungere un buon valore, quindi potenziando magari al massimo si raggiunge il 74. E quindi cosa? Ci si accontenta? Perché Mike sembra che la tua frase sia rimasta incompleta? Perché si passa immediatamente allo step successivo. E infatti, non a caso, questo ha bisogno letteralmente di aver finito il gioco. Si sblocca solo nell'endgame e non si chiama miglioramento, bensì potenziamento. L'augment. Infatti, detto fra noi, ragazzi, in totale sincerità, non è casuale che ho messo il gioco in inglese in questo ultimo episodio, in quanto è molto probabile che avrete a che fare con la community internazionale se arriverete all'endgame e ci giocherete per molte ore, che sia per esplorazione, ricerca o confronto e approfondimento attraverso videogiocatori molto diversi fra loro proprio grazie alla loro internazionalità. E passiamo quindi di nuovo per le armi. Se il miglioramento di un'arma significa trasformarla e farla potenziare attraverso il suo albero, sarete il suo percorso, nell'endgame l'augment conduce invece, per esempio con queste Taroth Dagger's Thief, no? Conduce a quei due slot che vedete sotto, l'augmentation list. L'augment permette ad un'arma e a un equipaggiamento anche difensivo come un'armatura di superare i propri limiti rispetto a quello che era prima la base del gioco. Per esempio, questi due slot possono essere riempiti con ciascuna di queste forme di upgrade, oppure il duplicato di ognuna di esse, che ovviamente avrà un diminishing returns, ossia un depotenziamento. Per esempio, se affinity increase aumenta del 10% l'affinità, vedete, il secondo magari lo farà col 5%. Funziona in questo modo, c'è una diminuzione, perché altrimenti sarebbe troppo facile fare uno stack troppo lineare di abilità che renderebbero troppo semplice ignorare le altre. Poi abbiamo cose più ovviamente tecniche, come per esempio l'upgrade di uno slot, che in questo caso funziona in maniera diversa. Non è che se io metto uno slot upgrade e poi un altro avrò due slot da un livello, bensì uno di livello 2, no? L'Earth Regen invece è forse la cosa più interessante e originale di queste nostre scelte, permette con una certa efficienza di avere un regen di vita in base ai danni che si fanno. Una percentuale del danno che si fa diventerà regen per noi. E va in realtà a essere efficace come idea per qualunque arma, ovviamente alcune in maniera super intelligente, altre però sono assolutamente complementari a questa idea. Anche le dual faranno poco danno, ma attaccano velocemente, quindi il regen diventa piuttosto appunto sostenuto. Per quanto riguarda le armature, invece, qui si va ovviamente immediatamente in qualcosa di molto leggibile. Per esempio, io che ho appena craftato un pezzo della nostra lunastra arcitemprata, gli Empress Van Braces Gamma, possiamo far questo, Upgrade Limit Removal. Quindi che cos'è questo? Lo avete già intuito proprio grazie al fatto che fortunatamente vi ho discusso di cos'è un upgrade prima. È possibile spendere denaro e qualche materiale per rimuovere il precedente limite di potenziamento di un'armatura. Quindi se io vado ad upgrade e finisco su questi guanti, il livello massimo sarà molto più alto rispetto a prima. Quindi se io utilizzo magari questa heavy e ben, vediamo un po', 15, vediamo un po', vedete, si possono fare dei calcoli. To next level, 160, 80 e 0. Questo significa che effettivamente qui mi conviene. Se fosse stato to next level 20 o to next level 10, avrei potuto fare con 10 questo e con 20 questo per ottenere il min-maxing utile, o meglio, no, il min-maxing è un termine un po' sbagliato qui, l'equilibrio, la spesa migliore col massimo risultato. Mettiamola così. Quindi qua si può massimizzare e avere dei guanti che hanno 90. Questo è il modo in cui si affronta l'endgame, è il massimo livello di potere che si può raggiungere all'interno del gioco. Tuttavia, come vi dissi poco fa, qualcosa che viene aggiunto tramite il completismo sono equipaggiamenti, e infatti, quando si completano side quest o si eseguono compiti speciali, sarà possibile aggiungere, e qui infatti stiamo spostandoci a quello che è proprietario di Monster Hunter, dei mantelli. I mantelli, ragazzi, sono equipaggiamenti speciali, sono strumenti. Questi due slot sono per strumenti e mantelli. Gli strumenti sono questi, i booster.
e che fondamentalmente sono oggetti che si mettono a terra e hanno un'area di influenza per circa un minuto. Vedete, effect duration 60 secondi. E un recharge time, ovviamente, che è il tempo di recupero, il cooldown. Mentre lo stesso vale per i nostri mantelli, i quali però hanno un effetto soltanto su di noi. Per quanto, ovviamente, questo effetto può influenzare la battaglia anche per gli altri, se si gioca in multiplayer. Ognuno di essi ha un effetto diverso, e alcuni di loro sono molto, molto, molto efficaci nell'endgame. Per esempio, il Temporal Mantle annulla i danni da qualunque attacco, non soltanto i powerful, ragazzi, attivando una schivata automatica. Infatti dura poco, 90 secondi, perché vi rende quasi completamente invulnerabili per quel lasso di tempo. Viceversa, ci sono cose che hanno l'effetto opposto. Per esempio, state a vedere, se lo becco, che non lo si usa mai fondamentalmente, il Challenger vi rende più aggrabile, più visibile. Questo in multiplayer può essere interessante, no? Ogni mantello ha un effetto diverso. Se volete un'opinione da tutorial di quelli più utili nel gioco, abbiamo il Vitality, che praticamente vi raddoppia la vita per un certo periodo di tempo. L'Impact, se utilizzate, che so, proiettili spread o il martello per stordire i mostri più efficacemente. L'Evasion è il mantello da speedrunner e pro player per eccellenza, perché permette di aumentare il proprio danno, e ovviamente, come vi dissi più volte, l'unica cosa che conta davvero a livelli massimi Monster Hunter è il DPS, quindi con una schivata vi permette di aumentare la vostra efficacia in combattimento. E poi, in realtà, è qualcosa che... i mantelli sono qualcosa che finiscono nel situazionale. Per esempio, il Fireproof è molto utile contro alcuni arci temprati, mostri che fanno danno da fuoco pazzesco, eccetera, eccetera, eccetera. Infine si passa ai booster, i quali spesso e volentieri sono inutilizzati a livelli altissimi perché ormai i set sono diventati talmente potenti che l'Affinity è diventato quasi innecessario. La Draken ha reso l'Affinity quasi innecessario. Viceversa, però, l'Health Booster permette ad alcuni attaccanti tramite Heavy Bowgun o comunque alcuni personaggi che hanno dei setup abbastanza fragili di poter continuare a colpire il mostro senza mai interrompersi, perché vengono costantemente curati da questa area di influenza benefica. Ed ho lasciato in sospeso soltanto un'ultima cosa prima di poter andare a cacciare, anzi andremo a cacciare attraverso essa, perché riguarda specificatamente World. Vedete, Monster Hunter World è un caso a parte nella storia di Monster Hunter, perché di solito da noi occidentali arrivavano soltanto le versioni definitive dei prodotti, quelle che in Kingdom Hearts sarebbero i Final Mix, coloro le quali avevano al loro interno il G-Rank, l'espansione a pagamento enorme che tendenzialmente esce per ogni capitolo di Monster Hunter dai tempi antichi. Questa non è stata ovviamente già integrata in World, perché ha avuto una release completamente contemporanea all'interno del nostro pianeta, no? Perlomeno quello che riguarda il mondo videoludico. E quindi che cosa accade? Che oggi Capcom ha investito in un concept di endgame che un tempo non esisteva, qualcosa che ci tenesse occupati fino all'arrivo di Iceborne, che tra l'altro avevo ovviamente, per fortuna, anticipato e intuito durante la mia anteprima, vi ricordate? Queste sono le taglie di cui abbiamo sempre discusso, perché ne esiste una versione di endgame, quella che vedete con queste icone viola. Praticamente i mostri G sono creature più potenti di quelle che abbiamo discusso nell'introduzione, ossia quelle che abbiamo citato come seconda parte del gioco, l'High Rank. Quelle azzurre sono il Low Rank, quelle arancioni sono l'High Rank. E poi esisterà il G Rank. Il G Rank, che il G praticamente non è una lettera che ha un significato importante, potrebbe essere grand, great, gorgeous. Praticamente ai giapponesi piaceva la parola G, non esiste lore, credetemi. Qui infatti non a caso verrà chiamato Master all'interno di World, però sono creature spesso molto più potenti e soprattutto, l'espansione include sempre molti mostri nuovi, incluse mappe nuove e una sorta di ribilanciamento totale del gioco. Per far sì di arrivare, no, occupati all'espansione in World, hanno aggiunto i mostri temprati, che sono potenzialmente semplicemente delle creature con parametri più alti. Null'altro, ragazzi. I mostri temprati sono mostri identici agli originali, semplicemente hanno delle caratteristiche più alte. Quali caratteristiche? Solo e unicamente i danni. Il resto è identico, hanno gli stessi HP. La cosa cambia completamente con gli arci temprati, quelli arancioni. Quelli arancioni sono una cosa completamente distinta. Effettivamente, loro sono i super boss che tendenzialmente, lasciatemi dire questo, è molto probabile, saranno e sono molto,
molto più forti dei mostri G che vedremo. Semplicemente, in Monster Hunter World, e spero che sia così, ci saranno più livelli del G e alcuni di essi supereranno gli attuali arcitemprati nel super endgame del G-Rank, mettiamola. E ovviamente ci saranno gli arcitemprati anche del G-Rank e lì ci sarà da piangere lacrime di sangue. Ma tanto, 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 tanto sangue, ragazzi. Credetemi. Quindi da cosa si distinguono queste quest, queste taglie endgame con mostri potenziati al loro interno da quelle base, no? Perché vedete, le investigation, che è il loro termine in inglese, sono utili a due cose, hanno lo scopo di fare due obiettivi per Monster Hunter World. Il primo è dare al giocatore una strada più semplice e meno ripetitiva di ottenere pezzi rari dei mostri. Questo perché fondamentalmente, vedete, ci sono tre tipi di reward, no? Bronzo, argento e oro. A seconda del tipo di pool, esattamente come le gemme rare, molto rare o comuni, ognuno di questi colori ha all'interno una serie di oggetti del mostro in percentuali diverse. E questo ovviamente vi permetterà di fare quest sempre diverse, questo è il secondo obiettivo, ossia ridurre la monotonia, per ottenere la stessa cosa. Il costo, diciamo, il prezzo da pagare come videogiocatori, è che queste quest avranno delle condizioni diverse da quelle base, quindi potrebbero essere più difficili. In questo caso, la condizione è che si può giocare massimo in due, no? In realtà, però, la failure condition è quasi più comoda di una quest normale, quindi questa è una taglia particolarmente fortunata. Viceversa, eccola, questo Valazak da uccidere, se si perde una sola volta, se un solo cacciatore, quindi voi da soli o qualunque dei vostri alleati siete in multiplayer, cade, carta, la quest è fallita. E soprattutto, vedete, left, sono quelle rimaste, sono finite. Quindi la distinzione si distingue anche lei in due particolari. Il primo è che i mostri sono temprati, quindi più forti. La seconda è che i premi non sono pezzi, bensì specificatamente solo gemme, che diventeranno poi, tramite l'RNG, decorazioni. Dopo una loro verifica post-missione, che vedremo in tempo reale, infatti. Penso proprio che andremo a fare questo Nergigante. Questo Nergigante, per me, è uno dei mostri temprati più divertenti in assoluto, e ho preparato il martello proprio per lui. Dovremo sconfiggerlo, e attraverso di esso ottenere le gemme come premio, affinché, ovviamente, con un po' di fortuna, si possa ottenere quello che cerchiamo per il nostro set o qualunque altro in futuro. Questo è quanto. Sapete già come ci si prepara. Andiamo a mangiare. E voglio cacciare in silenzio. Avendo fatto un tutorial che vi ha mostrato molte cose del gioco, voglio essere silenzioso e farvi carpire quanto più possibile, senza fare troppo voiceover. Questo è qualcosa che potremo fare molto spesso. Al massimo, potrei effettivamente fare una cosa simpatica. Mettere su schermo quello che accade e quello che sto facendo. Fight. We'll be right back.
Ero concentratissimo, ragazzi, perdonatemi. È andata bene. È stato un bello scontro perché non l'ho fatto andare a dormire. Molto imperfetto. Non considerate combattimenti come questi speedrun, eh? Una speedrun in Monster Hunter non coinvolge il montare un nemico. Assolutamente no, mai. Però è andata bene. È stato interessante, anche perché recentemente hanno potenziato i temprati proprio per renderli un pochino meno pushover, potremmo dire. Allora, state a vedere cosa succede adesso. Con il gigante mi sento sempre molto a mio agio, un mostro che trovo divertente combattere. E il martello, ovviamente, qui può abusare di questo attacco incredibile. Davvero incredibile. Sarà divertente mostrarvi altro in futuro. Però, per ora... Allora, ragazzi, nella tavola dei quest rewards abbiamo i pezzi del mostro, le componenti da endgame per l'augment e così via, no? Adesso ovviamente non ne ho droppate, però si possono trovare qui. I bonus quando rompi i pezzi, giustamente col martello e le corna poverine. Il tempo di completamento in realtà è tutt'altro che il mio record, ho fatto molto di meglio, però non era assolutamente la priorità, sono contento però. Devo dire la verità, poteva andare molto peggio per questo episodio. E gli special reward sono invece, fondamentalmente... le gemme di cui parlavamo. Queste diventano randomicamente qualcosa. E stavolta avremo, visto che quella rossa in teoria è il tipo più raro, Poison Coat, Grinder ed Elementless, che come potete notare, visto il simbolino della cassa, già, ne ho abbastanza. Ora, non... adesso mi sta venendo il dubbio in diretta. Ragazzi, non sentitevi minimamente coinvolti negativamente o da mia presunta spocchia o dalla vostra appunto presumibile incompetenza se ci mettete 20 minuti a sconfiggere un nergigante, eh? Occhio, cioè nel senso, io so che ho fatto di meglio e adoro combattere i mostri velocemente, mi piace proprio fare speedrun, no, perché in realtà... Non utilizzo le regole di speedrunning, non faccio quel tipo di gameplay, però mi piace molto essere veloce, mi piace l'efficienza, e questo è un set endgame con la Draken. Cioè, mi raccomando, non sto cercando di fare il fighetto e voi non siete pippe. Non funziona così, mi raccomando, ci si arriva a step, ok? Ma questo è quanto, e visto che abbiamo un bellissimo primo piano del roll di Mira... Questo è l'endgame, in parte, ma nasconde un universo molto più profondo, specialmente nei predecessori, dove esiste il grado G. Ci rivediamo con Iceborne, però. Ne vedremo delle belle, perché in questo futuro periodo finalmente potrò mostrarvi qualcosa di più libero, perché ora so che potrete comprenderlo senza che io metta mille mani avanti. Ci vediamo in live, ci vediamo sullo spirito del fanboy. Road to Iceborne e Monster Hunter Generations Ultimate. Ci divertiremo. Alla prossima.